Ciao a tutti, sono Nalinda e sono tornata con un nuovo video. Oggi, senza fare tanti preamboli, voglio giungere subito al dunque e aprire questo pacchettino che stavo aspettando con estrema ansia da parte di Daniel Wellington. È anche arrivato in ritardo, per questo la mia ansia accresceva da ora in ora. Bello! Era da tanto che non ricevevo un pacchettino Daniel Wellington. Qui abbiamo una scatolina, una seconda scatolina e una terza scatolina e un foglietto. Questo, we are on quest for, perfetto, vabbè, un sacco di cose scritte da il signor Daniel Wellington. Come sono felice! Apriamo subito il primo scatolino. Come si apre? Dovrei spingere. Come devo fare? Ti prego, aiutami. Non lo voglio strappare. Ce l'abbiamo fatta. Primo cofanetto. Un cinturino bianco. Che mi sta soprattutto, sembra un po' troppo piccolo. Meraviglioso cinturino nato, indicato per la collezione Petite. Lo desideravo da tantissimo tempo. In realtà è un cinturino che andrei a sfruttare più in estate che in inverno. Le sue rifiniture sono in rose gold ed è compatibile con orologi di 32 mm. Ovviamente in descrizione troverete il suo link. Questo cinturino bianco da applicare. come funziona? È attaccato? È attaccato? Come si mette questo cinturino bianco? È per gli orologi, vero? Cioè, non è che ho acquistato un cinturino, non avrebbe senso. Sì, in qualche modo ci entrerà l'orologio. Sto andando già nel panico. Apriamo il secondo cofanello. Oddio, questo orologio così piccolo e minimal, lo adoro, della collezione Quadro. Quadro Pressed Uniton è uno degli orologi più costosi sul sito Daniel Wellington. Non è l'ultimissima collezione uscita e attualmente costa 219 euro. Sì, fa parte della collezione Quadro, ma in realtà è rettangolare con dimensioni appunto 20x26. Rigorosamente in rose gold ed è praticamente sottilissimo perché lo spessore della cassa è di ben 6 mm. La lunghezza del suo cinturino è di 10 mm ed è ovviamente regolabile e oltretutto intercambiabile. Sul sito si può trovare di questo modello la versione in argento e oro. Togliamo quello che già abbiamo. Sempre Daniel Wellington. Oddio, che sei bello! Ah, che sei freddo! Freddo è anche largo. Sì, è largo, lo devo regolare, ma è stupendo. Rose gold. E adesso, voglio dirvi, prima di continuare, una cosetta molto interessante per voi. Ho pensato di regalarvi dei fantastici codici sconto di Daniel Wellington. Questi orologi sono stati presi in occasione del Black Friday, quindi molti di questi articoletti, sia questi due che vi ho mostrato che è il terzo che ora andremo ad aprire, erano in super sconto dal 30 al 50%. Dato che il Black Friday ormai è passato, io però per voi ho dei codici sconto che vi faranno risparmiare un sacco sul sito di Daniel Wellington. Li trovate giù in descrizione. Ovviamente giù in descrizione ci trovate anche i link di tutto ciò che è arrivato. E come sono arrivate queste cose? Le ho acquistate? No, le ho ricevute grazie al
all'applicazione Brand Ambassador, di cui in uno dei miei primi video, quando ero ancora una giovincella, vi avevo parlato. Un'applicazione che mi dà modo di collaborare con diversi brand e di guadagnare dei coupon. Quindi, svolgendo le varie missions disponibili su questa applicazione, ho guadagnato vari coupon che hanno fatto in modo che io ricevessi tutti questi prodotti senza spendere un euro. Capite come funziona? Quindi passiamo ora al terzo articolo. Sì, che bello, questo era quello che aspettavo con più ansia. Esci. Che sei bello. Silver. Il petit sterling, quello che desideravo da tantissimo tempo. In realtà non è neanche la misura più piccola, perché questo è un 28 mm, ma sul sito è disponibile addirittura il 24 mm. Poi ovviamente ci sono misure più grandi come il 32 mm e il 36 mm. La larghezza del suo cinturino è di 12 mm, quindi non potrebbe essere intercambiato con quello bianco che vi ho mostrato precedentemente, anche perché in realtà i dettagli rose gold con il quadrante argento suonerebbero un pochino. Anche in questo caso il cinturino è maglia in acciaio inossidabile e regolabile. Vi spiego la storia. È più piccolo, sì, di questo qui. E più piccolino. La storia di questo orologio è veramente molto interessante. In passato io ho collaborato direttamente con Daniel Wellington, prima ancora che io scaricassi l'applicazione Brand Ambassador. Mi avevano inviato ben 3 orologi. Questo qui, della versione Petite in oro. Quest'altro, molto classico, nero, che sfrutto praticamente quasi ogni giorno. E poi un altro in argento. Dato che prima non usavo tantissimo gli orologi, parliamo di almeno 5 anni fa, nel periodo di dicembre avevo ricevuto questo orologio argento, ho detto ma io che me ne faccio se già c'ho questo dorato, questo nero, altri svariati orologi di altri brand, adesso lo metto in vendita. Effettivamente l'ho venduto, se volete sapere cosa vendo andatevi a vedere il mio armadio vintage che è stato nella descrizione. Solo che col passare degli anni ho sviluppato una certa passione per gli accessori argento e non oro, e gli altri orologi che avevo in argento li paragonavo sempre a questo e dicevo no, ma quello era troppo bello. C'è il petit argento, anche questo è da stringere. Che carino, ti desideravo troppo. Ora praticamente non mi resta che capire come inserire questo cinturino bianco qui, perché l'ho pensato proprio per questo orologio. Spero di aver preso le dimensioni giuste a questo punto. Molto molto proud di questo mega ordine Daniel Wellington, ma guardate quanti ne abbiamo qui. Beh, è stato un unboxing rapido? Sì, certo, lo è stato. È stato utile? Sicuramente sì, perché con questi codici sconto che vi sto regalando avrete modo di acquistare vari regalini per amici, parenti, compagni, eccetera, eccetera, a un prezzo molto inferiore rispetto a quello che vedete attualmente sul sito. Spero che questo breve video unboxing vi sia piaciuto, spero che vi siano piaciuti anche gli orologini che sono arrivati quest'oggi, e fatemi sapere se farete degli acquisti sul sito Daniel Wellington. Sono molto curiosa di vedere su cosa proietterete la vostra scelta. Ho sempre avuto la passione degli orologi col quadrante rotondo, ma ultimamente mi stanno ispirando tantissimo questi qui col quadrante rettangolare, e poi ci sono quelli anche quadrati. Ma poi è bello perché è piccolo, delicato, minimal, come me. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su, e se non l'avete ancora fatto ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!